Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Sono salito oggi ai piani eterni, e oggi è il 14 di aprile e ehm, ieri ha fatto una ventina di centimetri. Vi ho già mostrato questo posto in uno dei primi video che ho fatto, penso sia il quinto che ho fatto di video in assoluto e quindi eh, sì, l'ho fatto parecchio tempo fa. Ora ve li mostro con un po' di neve, anche se dovrebbe essere primavera, la veste è ancora completamente invernale. È un po' caldo però, se devo essere sincero, al sole così con la neve. Eh? Non tira una bava di vento. È una giornata perfetta, la visibilità è ottima. Come vedete, qui ai piani eterni c'è una linea visiva ottimale per il volo con il drone. Ma quindi, come mai non stiamo volando e non vi sto mostrando le solite bellissime immagini aeree? Eh, il discorso dei parchi è un po' diverso rispetto alle aree montane eh, che non appartengono appunto a riserve o parchi. Questo perché? Perché nei parchi naturali a tutela della fauna eh, è eh, presente un divieto generalizzato al volo. Si può sorvolare il parco solamente con autorizzazioni rilasciate dall'ente che gestisce il parco. Ehm... Io, come avete visto nei video precedenti, ho volato nel parco Dolomiti Ballunesi, ho volato prima di informarmi, ho notato che molti altri devono ancora informarsi in questa... In, questa, in queste regole che disciplinano il sorvolo delle montagne con i droni, e quindi faccio questo video un po' per raccontarvi eh, come bisognerebbe fare. Innanzitutto, va fatta una richiesta al parco eh, compilando un modulo. Io ho trovato un'ampia un disponibilità qui, nel caso del parco delle Dolomiti Bellunesi, mi hanno fornito loro il modulo da compilare. Con la richiesta appunto delle aree, il periodo di volo interessato, e, eh, al quale, nel quale vanno inserite anche i dati del pilota, ovviamente, il patentino per il volo, la, la, gli estremi dell'assicurazione e il, vo, il drone registrato che si intenderà utilizzare. E il parco poi fornirà delle linee guida sul eh, dove si può volare, non ovunque si può volare, ci sono aree che hanno una è una limitazione assoluta per la tutela appunto della fauna e eh, altre invece che sono soggette a eh, periodi in particolar modo questo per la tutela della bifauna che nidifica in vari momenti dell'anno parlando in uno scambio di mail che non è ancora concluso con il parco dell'Omiti Bellunesi ho capito che qui eh, non si può volare fino a eh, prima di luglio perché ci sono varie specie che abitano il parco che eh, nidificano in que, in, nel periodo primaverile. Questo video eh, lo faccio per dirvi che praticamente siccome tutti quanti, almeno voi che guardate i video e chi li crea immagino anche, eh, apprezziamo tutti quanti la fauna e l'ambiente che ci circonda. E questo video lo faccio per invitarvi a volare in un modo... E più compatibile possibile con la fauna. Ovviamente avere una, una cosa con quattro eliche per aria farà sicuramente rumore e non sarà mai una cosa eh, impercettibile, almeno con le tecnologie di adesso. Quello che sto cercando di dirvi è volate in un modo compatibile con la fauna che vi circonda. E noi tutti apprezziamo la natura. Eh, può darsi per una svista anch'io prima di fare il patentino non sapevo niente poi dopo l'ho dovuto fare per le, per le più recenti normative e quindi eh, ho imparato questa cosa eh, il parco sa quando potete volare e dove eh, basta solamente chiederglielo tutto qua vi segnalo che il sentiero a differenza di quando l'ho percorso la prima volta ormai tanto tempo fa ehm, non ha più il ponte giù nel fondovalle. Eh, per attraversare il caorame eh, che alimenta il lago della Stua, eh, bisogna praticamente fare un attimino eh, due passaggi sui, sulle rocce. Vi metto le immagini qui davanti, in modo tale che eh, sì, insomma, sappiate anche voi che il ponte non c'è più. Tutto qua. Bene, ora tornerò giù lungo la strada forestale, che ormai sì, insomma, tutti quanti sappiamo, sta venendo giù valanghe da ogni parte della montagna va benissimo la primavera fa pugni con, con l'inverno le marmotte vengono fuori hanno scavato un buco cioè è profondo eh oh. quanta neve c'è vabbè hanno camminato un po' qua fuori e via dentro di nuovo neanche loro si capiscono più tanto bene questa stagione là dietro fa capolino sasta mura bellissimo abbiamo il brendol tutto il gruppo del brendol per noi c'è un po' di neve ancora in alcuni punti si va anche più giù l'ultima saltina e poi via per la forestale sente anche questa è la forestale però in questo momento è un po' indisposta diciamo finalmente è finita la salita perché è molto tosta con questi accumuli da vento è proprio una roba tosta Questo video finisce qui, grazie per essere stati con me fino a questo momento e se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e trovate in descrizione tutti quanti i nostri social. Bene, alla prossima, ciao!